Buongiorno, mi chiamo Anna Tuzzi, sono una psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, vivo e lavoro a Milano dove lo studio e anche online. L'esperienza che voglio condividere oggi è stata quella con Giuseppe, nome di fantasia, manager di un'importante azienda multinazionale con il quale abbiamo lavorato al fine di ottenere una maggiore concentrazione nell'ambito di una performance a cui teneva molto. Abbiamo esaminato la situazione della sua richiesta al fine di escludere un problema che fosse di ansia sociale o generale, e nella fase di analisi abbiamo individuato in maniera precisa che voleva migliorare una competenza specifica per quel preciso public speaking. Giuseppe sa di essere una persona competente, preparata e di avere di fronte un uditorio disponibile, ma si era reso conto che ogni tanto il suo pensiero durante questi speech si discosta dalla situazione presente. E si rende conto che la sua mente divaga un pochino. Sente che in quei momenti, seppur brevissimi, ha come un calo, si è reso conto che agisce una sorta di distacco e quindi voleva migliorare la capacità di focalizzarsi senza dover rincorrere in qualche modo la propria mente per riportarla sull'obiettivo. Abbiamo lavorato per creare un'induzione mirata su questo aspetto e ho chiesto quindi di raccontarmi se nel passato ricordasse delle esperienze simili, di sentirsi totalmente immerso in se stesso, nel presente, con tutta quella concentrazione che voleva portarsi nel meeting. Il lavoro iniziale è stato proprio quello di definire un percorso che fosse il migliore per la sua mente, per trovare quell'induzione adatta che con gentilezza, in maniera quasi impercettibile, gli permettesse di accedere a quelle risorse, che è riuscito a rammentare, ma che appartenevano a delle esperienze quasi dimenticate, delle memorie di sé, ma di decine di anni prima, quando era studente. E che sono riaffiorate quasi come bolle di sapone, come dei flashback, mentre definivamo proprio l'obiettivo. Abbiamo inoltre deciso quindi di ampliare, far crescere, trovare anche nuove risorse, ora che avevo un altro ruolo, un'altra esperienza, una seniority ben differente. E durante l'induzione ho potuto indirizzare il soggetto utilizzando proprio alcune sue parole, alcune abitudini di linguaggio che erano emerse durante la fase di indagine. Ed in particolare attraverso l'uso di una visualizzazione indotta nel soggetto con delle condizioni particolarmente fortemente visive, in quanto questo era proprio uno dei canali dominanti nel soggetto per creare quelle condizioni favorevoli al raggiungimento dell'obiettivo. Il lavoro è stato un successo, il paziente stesso è rimasto piacevolmente stupito dall'intensità del risultato raggiunto. La nuova centratura ottenuta durante il lavoro con un'induzione classica su risorse già presenti, ma che erano state in un certo senso dimenticate nella storia di vita, ha permesso di riemergere in maniera estremamente vivida ed intensa di risorse pregresse, ma contemporaneamente di svilupparne di nuove, in maniera naturale e spontanea. Al punto che il paziente mi racconta di come si sia trovato poi al momento clou della presentazione. Naturalmente comodo, riferisce di essersi stupito della sensazione di piacevole naturalezza che ha provato durante appunto la presentazione e anche dopo nel rispondere poi alle domande che sono seguite al suo intervento, in quanto il suo speech era stato talmente fluido e coinvolgente che la platea, nonostante fosse a fine giornata e quindi normalmente stanca e tendenzialmente l'uditorio fa poche domande ai relatori per chiudere e andare a casa, si era invece sviluppato un dialogo molto vivo e interessante e di come si sia sentito fluido e spontaneo nel dialogo. Si è molto stupito poi ripensando alla differenza che era rispetto alla sua aspettativa di quell'idea di performance che si era piano piano creata negli anni, in contrasto con l'effettiva performance avuta e la differenza quindi di quell'immagine di sé che si portava dentro. Dopo, quindi non solo nell'atto effettivo, ma nei giorni seguenti. Quando ci siamo visti, si è reso conto che questa stessa esperienza è diventata una nuova base di percezione della sua competenza e gli ha fatto proprio dire: so che la prossima volta andrà di nuovo così. Ha acquisito una nuova consapevolezza di una risorsa alla quale sa di poter oggi accedere in modo assolutamente spontaneo e comodo. Il soggetto mi ha riferito poi durante il colloquio che grazie a questo lavoro in ipnosi ha da un lato ristrutturato un'idea di sé, e dall'altra ha conquistato una nuova base, quindi una nuova esperienza di agency, di piacevole serenità, che lo renderà più disteso e con una sensazione migliore di poter esercitare quindi un potere causale e di autodeterminazione, di confidence anche nel futuro. Sono molto soddisfatta del lavoro fatto, proseguirò sicuramente ad approfondire queste tematiche.
E con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.